Buonasera dal TG. Il Ministero della Scienza, dell'Istruzione e dei Giovani ha approvato il finanziamento totale per la ricostruzione e l'ampliamento della scuola elementare Castagnere. Un investimento che non solo mira all'efficienza infrastrutturale, ma garantisce anche la transizione all'orario scolastico in un unico turno, tanto desiderato da studenti e genitori. Il progetto, che conta su un finanziamento del 100% nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede la costruzione di 13 nuove aule, spazi multifunzionali, una cucina, una mensa, una biblioteca e una piccola palestra. Si tratta di una necessità che la comunità scolastica attendeva da anni e che finalmente si avvia verso la realizzazione. Il sindaco di Pola, Filip Zoricic, ha sottolineato l'importanza di questo intervento, affermando: «L'anno scorso abbiamo risolto le questioni di diritto immobiliare creando tutti i presupposti per l'ampliamento della scuola elementare Castagnere. Dopo l'ampliamento della scuola elementare Siana, ora anche la scuola Castagnere sarà rinnovata e al termine di questi lavori tutte le scuole elementari di Pola funzioneranno in un unico turno». Ci aspetta ancora una sfida importante, ovvero la scuola per l'educazione e l'istruzione, che stiamo preparando per un bando pubblico simile e per la quale ci aspettiamo anche in questo caso un finanziamento al 100% da parte del Ministero. Negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi due abbiamo assistito a un aumento significativo del numero di studenti con difficoltà nello sviluppo. Per questo motivo quest'anno scolastico abbiamo dovuto riorganizzare parte della scuola creando un'unità distaccata che si troverà presso l'ex reparto di trasfusione dell'ospedale militare. Dunque la scuola Siana si sta completando con la fine dei lavori prevista per giugno dell'anno prossimo, poi la scuola Castagnere e la scuola per l'educazione e la formazione. In questo modo garantiremo a tutti gli studenti la frequenza scolastica in un unico turno e assicureremo condizioni di lavoro migliori per tutti. Ritornando alla scuola Castagnere, con l'approvazione del progetto preliminare, affidato allo studio di architettura AD Architettura e Design di Pola, ora si procede verso la fase esecutiva. Al termine, la scuola Castagnere sarà pronta ad accogliere i suoi 540 studenti in spazi moderni adeguati, consentendo l'organizzazione di lezioni a tempo pieno, in un unico turno. Settembre volge al termine il Parentino turistico, terminata l'alta stagione, sta già stilando i primi bilanci dell'economia trainante nel territorio. Promettono bene i risultati nel comprensorio che in percentuale si aggirano alle realizzazioni del 2023. Stando ai dati degli uffici turistici che operano dall'EMA al Quieto, essi superano nei suoi primi 9 mesi 10 milioni di giornate presenza per un flusso di circa 1,5 milioni di vacanzieri, per cui la Riviera Parentina partecipa al 30% nelle cifre del turismo istriano. La sola Parenzo ha appena superato i 3 milioni di pernottamenti grazie alla visita di 560.000 turisti. In una città quale Parenzo, in cui tutto fa turismo, del quale tutti direttamente o indirettamente dipendono, i commenti di piazza quest'anno piovono a iosa. Una stagione strana, segnata quest'anno anche da mucillagini, tra l'altro. Nei commenti ricorrenti aumenti di prezzi in generale, rispettivamente la razionale disponibilità di spesa extra pensionistica dei vacanzieri. Le notti insonni e la mancanza di parcheggi per i residenti sono delle costanti pluridecennali che quasi non fanno più notizia. Un filo di positività giunge dal sindaco Loris Pershuric, che da presidente del consiglio dell'ente turistico di Parenzo non nasconde la soddisfazione sugli esiti stagionali. Sono i primi frutti dei pluridecennali sforzi locali all'allungamento stagionale, dice. Ne parlano tutti, ma noi abbiamo trovato la ricetta vincente unendo il pubblico al privato, municipalità, ente turistico da una parte, assieme alle aziende turistico-alberghiere, creando assieme progetti di eventi sportivi e altre manifestazioni che da oltre un lustro nelle basse contribuiscono con oltre 300.000 giornate presenza annue, riuscendo così a far turismo per 10 mesi all'anno, facendo rivivere in particolare il centro storico e contribuendo non poco a creare le basi alla molteplicità di migliorie che l'industria delle vacanze può sviluppare. Il turismo parentino segue sempre le sue costanti, gli indici si aggirano ad anni in percentuali di una sola unità, positiva o negativa che sia,
per cui si può già prevedere la chiusura di stagione 2024 incamerando 3 milioni e mezzo di pernottamenti. Siamo un territorio turisticamente pianificato ed avviato, al passo con i tempi, che dispone di un sistema organizzato composto al 70% di strutture alberghiere. È vero, dice, aumenta l'offerta delle case vacanza, ma il settore da noi si ferma al 10% e non incide più di tanto negli esiti, come in altre aree della Croazia, nelle quali il rapporto risulta inverso. Ancora, a differenza di altre realtà, da noi si è fatto passi da gigante nell'infrastruttura, vuoi per la rete stradale congiunta da tre anelli o il sistema di fognatura pubblica che copre da tempo tutta la costa e che a breve si ramificherà anche nell'area agreste della giurisdizione, dando così nuove possibilità di crescite future. Evo, što se tiče sezone ili turističke sezone, puno čitam, gledam po medijima, zna neka destinacija u Hrvatskoj zna reći sad rastemo 20%, sad padamo 20%, pa tako primjerice 20%, pa tako evo ove godine puno čitamo, slušamo po Jadranu da je nekakav veliki pad, da je u nekim destinacijama. Reći ću za nas u Poreču, mi smo uvijek nekakva konstanta. Bude mjesec malo manje, malo više u odnosu na prijašnjih godina, ali kad gledamo ukupan indeks do kraja godine, mi smo uvijek na 100-101, dakle više manje je ajmo reći konstantna neka brojkica kod nas. Kad govorimo za grad Poreč, a ono posebno što želim naglasiti, što radimo, što su radili i prije mene, nego sam došao na mjesto gradonačelnika, a ja nastavio, da želimo proširiti turističku sezonu. Da, puno se priča o proširenju turističke sezone, mi smo konkretno nešto napravili. U našem gradu mi smo spojili turizam i sport, javni i privatni sektor. Kad govorim javni i privatni, mislim javne s jedne strane turističku zajednicu i grad, a privatne velike hoteljere i privatni smještaj. Tako da smo jako puno sportskih manifestacija organizirali i dovukli u naš grad u predsezonu i postsezonu, pa smo, ne znam, u zadnjih 5 godina, 6, samo u predsezoni imamo, samo zbog sporta, imamo 200 do 250 tisuća noćenja više, a nakon sezone od nekih 80 do 100 tisuća noćenja isto više, samo po pitanju sporta. Pa smo mi na taj način produžili turističku sezonu, teško je reći na 12 mjeseci, ali na 10 sigurno, što sigurno olakšava u našem gradu da rasteretimo malo sve našu infrastrukturu, a s druge strane da naš grad živi svih 12 mjeseci, posebno starogradska jezgra koja stvarno zadnje godina živi sve više. Naravno, nije to slučaj kao u 7. i 8. mjesecu kad je onaj gro turizma u gradu, ali eto, mogu slobodno reći da živi grad cijele godine. Negdje sada, početkom 9. mjeseca, sigurno ćemo doći i do 3 miliona noćenja. Kako kažem, kod nas je uvijek neka konstanta, do kraja godine mi ćemo biti na nekih 3 miliona i 500 tisuća noćenja. Da, i kod nas se nešto malo diže, dižu kuće, broj kuća za odmor, privatnog smještaja, ali nije to ništa značajno toliko, i dalje je nekakvih 65 do 70% prisutno kapaciteta u našem gradu hotelskog smještaja, organizira smještaja, tako da mi nemamo onaj problem ili, ajmo reći, onaj slučaj što ima Republika Hrvatska ili neke ostale destinacije gdje hotelski organizirani smještaj bude u nekih 10-20%, a ostalo bude neorganizirani smještaj. Kod nas je upravo to suprotno i, kako kažem, to je rad kroz godine, kroz dugi niz godina koji su radili svi oni koji su bile prije mene. Ja sam nastavio s time i mislim da je to onaj pravi put, od nekakvog prostornog planiranja kojeg smatram temelj razvoja jednog grada, pa onda razvoj kroz, evo, spomenuo sam prije manifestacije, gradnju nekakvih hotela, privatnog smještaja i tako dalje. Dakle, jedan organiziran sustav koji ne samo u smještajnom kapacitetu kakvom god, nego i u nekom infrastrukturnom, ne znam, primjerice ću reći dva primjera koja su, koje nažalost nije slučaj u Hrvatskoj, kod nas hvala Bogu je, a to je cestogradnja koja je jako dobra u našem gradu. Evo, jedan naš grad koji ima
otprilike niti 20.000 stanovnika, ima tri prstena za obilaznice, tako reći, evo sad se i taj treći dovršava, a s druge strane i kanalizacijska mreža koja je u našem gradu na nekih 94-95%, evo u narednih nekoliko godina doći će i na 100% pokrivenosti javne mreže. Nažalost, Hrvatska je negdje oko 30 i nešto, do 40% pokrivena, mi smo na 90 i, evo kako kažem, 94,5. Urbani dio naravno da je na 100%, ali želimo i naša sva sela da imaju javnu kanalizacijsku mrežu i, kako kažem, u narednim godinama, nekoliko narednih godina će to biti sve i riješeno. Notizie flash: dal 27 al 29 settembre si terrà la 30ª edizione del concorso internazionale d'arte extempore di Grisignana, organizzato dall'Unione Italiana e dall'Università Popolare di Trieste. Il programma inizia venerdì 27 alle 9 di mattina con il laboratorio artistico per gli alunni delle scuole elementari italiane a cura dell'artista Leonida Bernetic-Zelenko. Segue alle 18.30 il programma artistico-culturale dei bambini della comunità degli italiani di Grisignana e lo spettacolo delle filodrammatiche delle comunità degli italiani di Buie e di Isola. Domani invece al Cinema Odeon di Isola si terrà la rassegna cinematografica Italian Screens. Alle 19 verrà proiettato il film C'è ancora domani di Paola Cortellesi, mentre venerdì 27 alla stessa ora L'ombra di Caravaggio di Michele Placido. L'ingresso è gratuito, tutti i film sono in lingua italiana con sottotitoli in sloveno. L'asilo Assunze di Fasana organizza ogni anno all'inizio dell'anno scolastico una sorpresa speciale per i suoi più piccoli membri. Quest'anno, presso la comunità degli italiani, i bambini hanno accolto un ospite molto speciale. Rano jutro kad sam se probudio, išao sam malo vježbati. Nakon vježbe oprao sam i ruke, oprao sam zubiće, pa sam se umio, napravio sam se ovu prekrasnu frizuricu. Lijepo sam se potpobukao, spakirao sam stvari i krenuo u goste. Il clown Ciupco, noto per il suo spirito allegro e divertenti trucchi, ha portato a Fasana tanta gioia e risate. I bambini hanno seguito con entusiasmo il suo spettacolo, godendosi ogni momento. Quando mi ha proposto lo spettacolo Mamma, Papà ed Io, ho offerto l'opportunità alle educatrici e abbiamo accettato, perché oltre a essere amato dai bambini come clown, organizza anche laboratori e spettacoli molto educativi. Il clown Ciupco, noto anche per la sua interazione con i bambini, si è assicurato che ogni piccolo membro si sentisse speciale. I suoi trucchi allegri, i costumi colorati e le battute spiritose hanno strappato un sorriso a tutti. Questa è la mia vita. Non recito, ma vivo così. Le mie performance sono semplici, non c'è nulla di artefatto, tutto è sincero e i bambini lo riconoscono. Per i bambini di Fasana questo è stato un inizio speciale dell'anno scolastico, pieno di risate ed allegria. Avete già avuto l'opportunità di vedere un clown? Sì. E come vi è piaciuto? Tantissimo, molto bravo. Cosa vi è piaciuto di più durante lo spettacolo? Cosa fa meglio? Ha alcuni trucchi divertenti. E lui ha anche delle canzoni? Sì. E alla fine riceverete un CD? Non l'abbiamo ancora ricevuto. E vi piace andare a vedere gli spettacoli in generale? Sì. Mia e Caterina, insieme agli altri bambini dell'asilo Sunze, alla fine dello spettacolo hanno ricevuto in regalo un CD con le ultime canzoni del clown Ciupco. Sono felice che rimanga qualcosa dietro di me, che non sia solo uno spettacolo e un arrivederci, ma che restino anche queste canzoni. A Zagabria ho un mio studio professionale per audio e video dove lavoro con molti cantanti e mi impegno per creare diversi CD di Ciupco. Ad ogni spettacolo regaliamo un CD diverso. Siamo gli unici in Croazia a regalare un CD ad ogni bambino. Mi sforzo di includere nel CD contenuti educativi affinché i bambini imparino alcune cose, come il significato dei semafori o nozioni di base come lavarsi le mani oppure salutare. Ho notato che in molte città grandi queste basi non arrivano ai bambini.
Con ciò, l'asilo nido Sunze ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante offrire ai bambini momenti di felicità e divertimento. E il clown Ciupco ha promesso che tornerà anche il prossimo anno con nuovi trucchi ed avventure. Ed è tutto dal TG, grazie dell'attenzione e buona serata.